Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli presenti all'interno di un full set. Dopo il video dedicato alla collezione Nintendo 64, oggi facciamo un doppio salto generazionale all'indietro per scoprire il mondo che c'è dietro al collezionismo NES. Ho avuto infatti il piacere e l'onore di intervistare Druega, uno dei massimi esperti del settore, che è anche un collezionista che è riuscito a chiudere il full set PAL A, cioè italiano, del Nintendo Entertainment System. Mettetevi comodi perché in questa chiacchierata non solo abbiamo toccato vette collezionistiche altissime, ma in più è stata ricostruita la storia di Nintendo e della sua distribuzione, un argomento di cui purtroppo si parla pochissimo. Io ringrazio veramente di cuore Druega per la disponibilità e vi invito innanzitutto a seguirlo su Instagram e anche sulla pagina NES Traders and Collectors se volete addentrarvi nell'affascinante mondo del collezionismo NES. Vi lascio tutti i link in descrizione. Inoltre ringrazio Alberto e Domenico di Otogi Retro Games per avermi aiutato nella realizzazione di questa intervista. Se video del genere vi piacciono sapete cosa fare, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Innanzitutto grazie di essere qui, grazie per la disponibilità. Iniziamo subito con la prima domanda difficilissima. Come stai? E questo è a trabocchetto perché ti avevo precedentemente già informato che comunque c'era un po' d'ansia, però vabbè. No, ma come ti ho detto io sono quello più ansioso di tutti, quindi non può essere che sei più ansioso di me, quindi parti già in vantaggio. Allora, oggi siamo qui per parlare di un argomento proprio per me fondamentale, perché sei un collezionista che ha chiuso un'impresa per me fenomenale, hai in collezione il full set del NES italiano, poi insomma ci darai maggiori informazioni, però oltre a questo mi pare di capire che sei anche un pozzo di informazioni per quanto riguarda quell'epoca di Nintendo e la distribuzione, la prima distribuzione di Nintendo in Europa e in Italia, e ci sono tantissime cose che voglio scoprire perché è un pezzo di storia che a me manca completamente. Ed è anche un pezzo di storia di cui si parla pochissimo, sto pensando prima. Sicuramente, ti interrompo un attimo, è quello dove c'è meno documentazione al riguardo. Esatto, perché quando penso alla storia del NES, penso uno che va a cercare informazioni e trova ovviamente la solita storiella di come il NES ha salvato il mercato dei videogiochi in America, ha rivoluzionato, no? È giustissimo, cioè va bene. No, è giustissimo, però poi quando si parla di Europa e d'Italia... Boh, chissà come sono andate le cose, e sono il primo che è curioso di scoprirle. Però prima di tutto torniamo indietro e voglio chiederti insomma un po' come ti sei avvicinato a questa console, qual è il tuo rapporto con il Nintendo Entertainment System, e se è una console che hai vissuto diciamo in prima persona o hai riscoperto dopo, e quando è che è scattata la molla per dire sì, io qua vado di full set e chiudo il full set. Allora è una cosa, cerchiamo di andare per gradi. Dunque, è una cosa che è venuta nel tempo, innanzitutto. E il Nintendo è stato proprio un fulmine in casa, devo dire la verità. È arrivato quando ero proprio piccolo. Per me era veramente stato un fulmine. È stato proprio il primo videogioco con cui io mi sono cimentato, se escludi una fugace apparizione di Kung Fu Master in versione arcade, quando all'uscita della piscina in estate da bambinissimo mi ero arrampicato per muovere le leve. Quella è stata la mia prima escursione nel mondo videoludico. E il Nintendo ha proprio cambiato il tempo che io passavo a casa. Il libretto di istruzioni aveva sempre le pagine delle note alla fine con qualche appunto. Erano cose che proprio ho vissuto. Adesso io dico sempre questa cosa, la gente mi prende per deviato, ma io adoro l'odore che ha quel cartone, adoro l'odore che hanno i manuali di istruzioni. Ti capisco perfettamente. Ho fatto delle sedute, quelle sul water, con i manuali di istruzioni veramente esagerate, li avrò letti centinaia di volte solo per riaprirli e guardare le figure, vedere. Sapevo tutto quello che c'era scritto, però lo guardavo comunque. È un po' come quando vai a riprenderti le vecchie riviste e ti rileggi la recensione di un gioco che ti è piaciuto e dici ma guarda cosa diceva sto cretino, oppure eri d'accordo con quello. E quindi sì, è stato nettamente vissuto il Nintendo in casa, e la collezione tra virgolette è nata al tempo, perché comunque i giochi venivano regalati in quelle
pochissime occasioni che erano la promozione, il Natale, la Pasqua, magari se mettevi da parte qualche soldo perché la nonna ti, anziché comprarti l'uovo, ti diceva tieni, comprati qualcosa, allora tu puntavi magari su un giochino usato, comprato nei giornali che a quel tempo c'erano, da noi c'era il baratto. Volgarmente detto, andavi, chiamavi un altro ragazzino, un altro bambino come te, ti rispondeva il babbo e ti scambiavi il gioco con lui, ti vendevi il gioco, vendevi il tuo oppure lui ti vendeva, insomma, molti giochi recuperati così, alcuni senza custodia, senza manuale, non era importante ovviamente al tempo, si prendeva tutto. Certo, quelli che arrivavano completi sono sempre stati tenuti completi, come Paolo, anch'io. Ho seguito il video dell'altra volta e come Paolo anch'io ho tenuto da conto, sono stato tra virgolette lungimirante, in realtà non c'era niente di lungimiranza perché non gli è mai stato dato un valore economico, è sempre stato dato il valore di sono le mie cose, mi piacciono, me le tengo bene, al di là del fatto che i manuali e alcune custodie che ho sono rovinati, ma sono rovinati dal fatto che li ho usati io e non li sostituirei mai con un pezzo mint, near mint, nuovo per dire che ho un set migliore di quello che avevo prima, perché per me quella è la copia che conta. Cioè, è proprio un ragionamento completamente diverso dal collezionismo che invece vedo oggigiorno, che è tutto su altri standard, che capisco benissimo perché la completezza è un discorso, ma anche la qualità della completezza vuole la sua parte, capisco benissimo quel discorso, ma non mi appartiene assolutamente. Non, certo, se ho una cosa messa bene sono più contento anch'io, ma come ti ho detto, non la sostituirei mai con qualcosa di vissuto al tempo. Al massimo, se capita proprio l'affarone che non puoi rifiutare, lo affianchi, ma in nessun modo ti libererai di quello che avevi, anzi, continuerai ovviamente a preferirlo, perché il cuore non si comanda. E quindi niente, il Nintendo per me il Nintendo è assolutamente proprio una questione di crescita, perché poi c'è stato il Super Nintendo, ma non è stato vissuto come il Nintendo, perché il Nintendo è arrivato per primo. E c'è stato il Game Boy, per esempio, Game Boy, la prima portatile, mind blowing, ma non è stato come il Nintendo, perché guardavo quando giocavo dicevo, cazzo, ma su NES è meglio. Cioè, gioco su NES già a colori, perché non posso giocarci in poltrona? Devo giocare qua. Però capisco che nei viaggi in macchina ha salvato anche quello. Ti dico, secondo me, assolutamente il passaggio tra Nintendo e Super Nintendo è stato sicuramente meno sentito che con le altre console, nel senso che poi magari su PlayStation e Saturn mi ci sono spostato anch'io e ci ho giocato anch'io, ma ho sempre mantenuto. Anche col Dreamcast e il Cubo, ho sempre giocato, non ho mai disdegnato la Next Gen, anzi, ho giocato praticamente di tutto. Anche ora, tutt'oggi, sono felice possessore delle console Next Gen e ci gioco, però non c'è paragone per quanto mi riguarda. Certo. Anche la Switch, che è una gran console, è quello che è, Beh, purtroppo. è diverso, è diverso. E questo, diciamo, è poi è sempre una concomitanza di fattori, no? Perché appunto se poi tu leghi emotivamente tanto al videogioco e per te il videogioco è anche ricordi, è anche esperienza, quelle esperienze e quei ricordi che fai quando sei piccolo, adolescente, non avranno mai lo stesso sapore di quelli che fai No, poi in età adulta. E quindi per forza infatti. di cose ci sono quei sistemi, quelle macchine che rimarranno proprio là impresse nel tempo. Rimane proprio impressa, capito? Cioè, Impressi, c'è sì. sempre il rimando. Ma anche poi è vero anche il contrario, no? Cioè, quando te sei convintissimo che un gioco della tua infanzia è proprio uno dei più belli in assoluto, lo fai vedere magari a un giocatore un po' più moderno, uno che non ha legato dei ricordi a quel gioco, e ti fanno, bah, sì, carino, però boh, c'è di meglio adesso, proprio perché manca tutto quello storico che te ti porti appresso. E secondo me è un po' il vero senso del collezionismo, no? Che è, diciamo, È c'è tutta questa assolutamente sfera quello. emotiva che oggi manca. Ed è veramente un peccato. Ho Però, avuto insomma. da dire con alcune persone perché molta gente mi ha proprio chiesto, mi ha proprio con fare anche con tono anche abbastanza fastidioso, lo ammetto, mi ha proprio incalzato chiedendo: ma cosa credi che giocare nel 2024 i giochi di 30 anni fa ti cambi la vita, ti renda una persona migliore? Non fai, mi ha detto proprio: non fai altro che rovinarti il ricordo che hai di loro, capito? Ma che cazzo, io Che li palle. rivivo, capisci? Li rivivo ogni volta. È un'altra Sì. cosa, proprio. Si vede proprio la differenza di approccio a questo punto, che è tutto.
tutto. E sono soprattutto felice che poi queste parole vengano da un collezionista di vecchia data, da qualcuno che comunque ha costruito anche una collezione che oggi farebbe invidia al 99,9% delle persone che si approcciano al collezionismo o che magari collezionano anche da parecchio tempo. Secondo me, però, questa cosa del dato emotivo... Ci sono comunque altri modi di collezionare adesso. Non so se questo tipo di collezionismo a oggi ancora ha un appeal per persone che invece magari il NES non l'hanno vissuto. Certo. Capisci? Quindi la domanda è: perché qualcuno che non ha vissuto qualcosa dovrebbe interessarsi? Sarebbe bellissimo, ma sono rarissimi i casi che, almeno io ne conosco pochissimi. Conosco per esempio un ragazzino australiano e lui è il più grande conoscitore del Nintendo per l'Australia, per l'Oceania, ma guarda, ha studiato veramente tanto la palà. Ha studiato tanto della nostra regione, io ho collaborato tante volte con lui. Lui è andato anche a parlare in conferenze della distribuzione del Nintendo in India, per dirti. Cioè, è uno che ci ha proprio studiato sopra. Visto che adesso hai introdotto anche un po' l'argomento, e mentre insomma arriviamo a capire come poi sei arrivato a fare il full set, adesso hai introdotto il termine PAL A, perché in realtà la distribuzione del NES in Europa ha avuto insomma una sostanziale differenza ed era diviso in due macro categorie. Proprio due macro regioni di distribuzione in cui hanno raggruppato per convenienza, più che convenienza aspetta di distribuzione, è stata proprio una convenienza di appalto di distribuzione. Perché io penso, anche se di questa cosa non ho assolutamente nessuna prova, perché non c'è prova di questa cosa, io penso che la distribuzione fosse pensata, ciò che è stato dato a Mattel è diventata la distribuzione PALA, e quindi ha preso questo acronimo perché la sua region tag iniziale è GBR, e GBR sta per Great Britain Region, ok? È come se loro abbiano voluto raccorpare sotto una bandiera della regione della Gran Bretagna il Regno Unito, l'Irlanda e l'Australia e la Nuova Zelanda, e ci abbiano buttato nel calderone l'Italia. Perché? Perché era l'unica nazione dove Mattel era così forte come in Australia e in Inghilterra, evidentemente. Non vi so dire perché non abbiano incluso altre regioni, perché Mattel vende in tutto il mondo, ovviamente. Ma c'è forse un legame con quello che è stata la distribuzione italiana, perché innanzitutto in Italia è arrivata con 6 mesi di ritardo rispetto alla distribuzione inglese, che è stata la prima ad avere il lancio PALA, che a sua volta è arrivato in ritardo di quasi un anno rispetto alla prima distribuzione PAL B, che è stata quella svedese, finlandese, e norvegese e danese sotto il tag Scandinavia, SCN. Sono i primi giochi a essere distribuiti in Europa. Piano piano sono venute le altre regioni PAL B, poi è arrivata l'Inghilterra, appunto, la regione GBR PAL A verso giugno dell'87. Il 30 novembre del 1987 esce il Nintendo Entertainment System in Italia con 11 giochi al day one e gli altri in conseguenza entro Natale, tutti quelli che erano già usciti, quasi tutti in realtà. A dirvi la verità, ci sono anche altre uscite seguenti proprio relative al lancio, sono stati distribuiti, sono arrivati dopo un paio di mesi gli ultimi titoli, se non sbaglio c'era MacRider e il Golf, forse tra i titoli che sono usciti tra gennaio e febbraio dell'88. Ma comunque la distribuzione era Wonderland, direi, ma mi hai detto Mattel e infatti. Wonderland ha fatto il lancio italiano, ma Wonderland distribuiva gli stessi identici giochi con custodia identica a quelli che venivano distribuiti in Regno Unito e in Australia col brand Mattel, perché Wonderland in Italia, Wonderland è semplicemente una sussidiaria, scusa, di World of Wonders. Tu forse te la ricordi perché vendeva il Teddy Ruspin in America. Te lo ricordi l'orsetto di Ruspin, no? Sì. L'hanno venduto anche in Italia negli anni 80, ovviamente. E la Wonderland, proprio in quel periodo, era stata acquisita da Mattel in Italia. Infatti Mattel e Wonderland facevano capo entrambe a Oleggio Castello. Cosa è successo? Che Wonderland stava già chiudendo le varie sedi, World of Wonders stava già chiudendo le varie sedi internazionali, perché non so se lo sai, ma qualche anno dopo ha dichiarato bancarotta nel 89, se non sbaglio.
E quindi cosa ha fatto Mattel? Mattel ha preso Wonderland, capito? Ha recuperato tutto e ha inserito all'interno dei deluxe set che non erano stati precedentemente venduti e quindi non erano stati ancora immessi sul mercato, ma avevano già tutta la stampa distribuita dalla Wonderland SPA, Oleggio Castello, eccetera, eccetera. Ha inserito un flyer informativo con scritto che è da quel momento della garanzia delle cose, anche se c'era scritto Wonderland, e ne rispondeva Mattel SPA. Attenzione anche a questa cosa, perché dopo Wonderland Mattel SPA prende tutto. Ma tu direi c'è stato Gig dopo, ma c'è un punto in mezzo, perché Mattel SPA non fa altro che ereditare tutto ciò che aveva già licenziato Wonderland. Anno dopo rinegoziato perché Mattel ha cambiato ragione. Da Mattel SPA è diventata Mattel Toys SRL e quindi dal 1900 Da fine 89 spariscono i giochi SPA e arrivano i giochi Toys SRL. Per noi comuni mortali non cambia assolutamente nulla. Noi avevamo sempre i nostri giochi in release italiana, col manualino italiano e via dicendo. A livello di distribuzione cambia tutto perché i giochi Mattel SPA sono proprio gli stessi, tranne ovviamente quelli rilasciati proprio col tag ITA e le famose alette blu che partono dal NES e se le tirano avanti. Anche Nintendo se le tira avanti per sempre. Le regioni, i colori delle regioni nascono sul NES, si trovano su tutte le alette dei box. L'italiano ha l'aletta blu, l'inglese UKV ha l'aletta verde, esattamente come i giochi del cubo hanno il triangolo il blu. triangolino che è rimasto, sì. È proprio così. I giochi Mattel SPA molte volte hanno proprio ancora i box in comune con i giochi venduti in Australia, perché Mattel ancora distribuiva i giochi in Australia. Perde completamente la distribuzione inglese che passa di mano e da quel momento l'Inghilterra diventa NES version. Ok? Anche se palà troverai sui box inglesi la scritta NES version, compatibile anche con i control deck precedentemente venduti da Mattel. Questa cosa la trovi sempre. Cosa c'è di strano? Di strano c'è che Mattel ha fatto di tutto. Ha preso licenza di giochi in Italia perché sicuramente gli costava molto meno che prendere licenza, per esempio, in Australia. E ha deliberatamente venduto giochi con tag ITA e In tutto cartucce il con mondo. dati ITA in Australia e non le ha mai distribuite in Italia. Ed è il motivo per cui noi, per esempio, abbiamo due versioni delle Tartarughe Ninja. Il Teenage Mutant Hero Turtles col tag Hero anziché Ninja perché è via della censura nel cartone inglese. L'abbiamo avuto anche noi qui. Il famoso gioco, il primo delle Tartarughe Ninja, aveva la scritta Hero Turtles, anche il secondo, e poi in Europa ce li siamo tirati tutti dietro. Ma in Italia è uscito anche il Ninja. È uscito anche il Ninja col tag ITA, ma distribuito in Australia. Nel set italiano esistono due versioni diverse di Tartarughe Ninja, che sono assolutamente due giochi distinti perché hanno un codice di cartuccia differente. E quindi nel set italiano devi averli entrambi, per forza. Tu direi, ma quello l'hanno distribuito in Australia, non è mai stato venduto in Italia. Infatti, questa è una vecchia diatriba che abbiamo fatto tante volte con altri collezionisti italiani che, per esempio, che io reputo altrettanto validi quanto me, sono fratelli per me, però loro, per esempio, non hanno quei titoli che sono stati distribuiti in Australia, anche se hanno il region tag italiano. Perché dicono giustamente, io da piccolo nei negozi dove andavo non li ho mai visti, non Visti. fanno parte del set che è stato distribuito in Italia. E quindi non mi interessano. E hanno assolutamente ragione se per un discorso del genere io concordo in pieno. Per me sono assolutamente parte del set. Assolutamente parte del set e ovviamente sono anche molto problematici da recuperare alcuni di loro. Immagino. E per quanto riguarda il set italiano è composto da tipo 227 giochi, e mentre invece il set Palà arriva a ci sono qui diverse opinioni, 298 o 299 giochi. C'è chi dice 300, non è vero? Io sono per i 299 e ovviamente a cui vanno aggiunti 11 titoli che non hanno la licenza, i famosi Codemaster usciti in Inghilterra, sono titoli Palà, funzionano sulle console Palà, anche se non hanno la licenza. Comunque, se uno vuole collezionare solo quelli con licenza, non li prende, però esistono. Popolano in Australia perché sono uguali a degli altri titoli distribuiti in Australia, S, che comunque fanno parte, secondo loro, del set Palà, però qui non se li frega nessuno, ovviamente. Noi collezioniamo i titoli con licenza, diciamo.
Soprattutto gli italiani sono molto, molto, Sì, molto no, puntuali. puntigliosi, Conosco sì. gente che se non è Ita, non... Conosco gente che voleva bollini Jig su giochi che Jig non sono mai usciti. Conosco gente che voleva giochi Ita su giochi che Ita non potevano uscire perché la regione non era ancora nata, perché tutti i giochi del NES sono GBR, i primi al lancio sono GBR House Ita, non possono essere solo italiani perché hanno una macro regione unica, quindi Ecco, questa sui era una cosa che giochi. ti volevo chiedere. Diciamo, il primo lancio è arrivato in Italia, quindi era un PAL A, però condiviso non con l'Inghilterra, ma con tra Australia No, e no, Italia. condiviso tra tutti, condiviso in Ok. tutti. Allora, in realtà è andata così. Il primo lancio in inglese, giugno. Il Deluxe 7 è praticamente identico in tutti gli stati, tranne che al lancio italiano è stato cambiato il bundle per dotare la console della nostra presa elettrica. Ok? Ok. Mentre invece, se tu vai a vedere, per esempio, un Deluxe 7 pre-lancio italiano, siccome già veniva importato in Italia, perché è arrivato prima il Deluxe 7 in Italia, io sto parlando del lancio italiano 30 novembre, ma guarda che giravano già prima. Girando. Giravano già prima assolutamente in alcuni negozi molto grossi. Conosco chi mi ha detto di averlo avuto prima e gli credo, quindi non c'è assolutamente problema. I Deluxe 7, io ne ho qui uno del lancio inglese, tra l'altro con una numerazione veramente bassa di seriale, e quindi è proprio lui. Il Deluxe 7 usciva senza spina elettrica, ok? Nel manuale di istruzioni è proprio riportato, in base alla tua regione di appartenenza, ci sono le tre figure, Inghilterra, Italia, Australia, fatti tu la tua spina. C'è scritto così. Bellissimo. È una cosa che poi Nintendo ha ripreso con gli ultimi modelli di portatili che non ti danno l'alimentatore. Quindi forse è Vedi, però almeno lì un ritorno. l'alimentatore c'è. C'è un filo che esce con due cosi e ti dicono fatti la tua spina. Già lì si vede la differenza. Quando arriva in Italia il 30 novembre è dotato ovviamente di tutto quanto per essere giocato immediatamente in Italia. Ma al di là di questo il box è indistinguibile? Oppure Il presenta box delle. è indistinguibile da quello distribuito in Inghilterra e da quello distribuito in Australia al lancio. Immediatamente dopo sono comparsi. E per dopo intendo praticamente subito, perché se tu vedi il mio Deluxe 7 del lancio non ha questo bollino, gli può essere stato tolto, io non lo so, ne ho visti tanti però senza. Mentre invece subito dopo veniva bollato sopra, c'era scritto o GBR se apparteneva all'Inghilterra e all'Australia o ITA se era per la regione italiana. Io ho la netta sensazione che siano comparsi da quando Mattel ha preso a Wonderland la distribuzione. Quindi un paio di mesi dopo il lancio. È possibile che qualcuno abbia un deluxe del lancio italiano col bollino ITA. A quel punto sono stati bollati per forza in quel periodo perché quelli del lancio inglese non ce l'hanno. Quindi sono stati differenziati per questo. Poi ovviamente i manuali inglesi hanno solo l'inglese. I manuali italiani hanno solo l'italiano, ok? Però il box è proprio unico, cioè c'è quello. Il box è quello, di quello distribuito da Mattel. Il NES, l'unica differenza che ha, all'inizio sono stati portati anche da noi quelli che sotto hanno l'adesivo GBR, mentre invece negli altri, distribuiti poi in Italia, hanno proprio il tag ITA sotto. Mentre invece in Inghilterra è rimasto GBR, in Australia è rimasto GBR ancora per più tempo, poi è stato sostituito da House, da noi hanno sostituito e messo ITA praticamente subito. Infatti i giochi sono identici, tutti i giochi black box sono identici nella scatola. Nella cartuccia cambia solo il manuale. Aggiungiamo subito l'ultimo pezzo della, diciamo, della storia. A un certo punto, però, poi Mattel esce di scena e entra Jig. Dopo Mattel Toys arriva Jig. Mattel Toys è stata proprio trattata male, tra virgolette, nel senso che comunque non è stata messa nelle condizioni, secondo me, di lavorare decentemente, e Giga ha ereditato una situazione terribile. Per esempio, hanno preso un sacco di rimanenze di magazzino. I più famosi, tipo, ti faccio un esempio: Journey to Silius, che è uno dei più grandi giochi per NES, è ovviamente stampato nel periodo Mattel Toys SRL, perché se non sbaglio è un gioco del 91. E è stato tra quei fondi di magazzino che rimasti invenduti. Jig ha preso, bollato sopra, ci hanno proprio attaccato l'adesivo Jig che trovi su tutti i titoli Super Nintendo Import di quel periodo e l'hanno venduto anche se poi nel manuale di istruzioni se lo giri c'è scritto Mattel, capito? Però ovviamente avevano fondi e sicuramente dovevano smaltire, smaltire, smaltire e quindi sicuramente gli è arrivata una
brutta gatta da pelare a GIG. Poi non so bene come sia andata la distribuzione Super Nintendo perché non me ne sono mai interessato, ma non è andata benissimo neanche col 64. Ed è capitato invece magari che GIG ristampasse proprio dei titoli che prima Certo, erano stati distribuiti è da capitato Mattel? assolutamente. Esistono giochi che esistono sia Mattel che GIG. Perché? Perché hanno finito le copie Mattel e GIG ha fatto la ristampa. Uno dei casi più famosi, guarda, un banale mi viene in mente, l'abbiamo citato prima, lo citiamo anche adesso, Le Tartarughe Ninja, ma il secondo capitolo, l'Arcade Game, è stato uno dei titoli più famosi su NES. Non conosco nessuno che non lo avesse quando eravamo bambini. E esiste sia la versione Mattel che la versione GIG, assolutamente. Quindi esiste la versione Mattel australiana Ninja, la Mattel italiana Italiana Hero Hero e poi e la la Mattel GIG e Hero GIG. bellissimo, Che però bellissimo. ovviamente i due italiani, Mattel e GIG, sono lo stesso gioco. Cambia, di solito quando c'è una ristampa del box si aggiunge un trattino 1, trattino 2, trattino 3 in base a quante revisioni poi si susseguono. Così anche nei manuali. Infatti, se non sbaglio, il manuale dell'Hero, del Tartarughe Ninja 2, GIG, Hero, dovrebbe avere l'ITA 1, se non sbaglio. Poi magari è Ok, l'ITA 2, adesso però comunque non è una prima release, ovviamente, quindi ha un ok. hint a Un numero, capire che è una sì. ristampa. Ok. Allora a questo punto, secondo me, almeno io ho un po' le coordinate di quello che può essere il tuo set, ma come ti sei mosso tu per dire questo qua è il mio obiettivo? Cioè, Allora, voglio chiudere il set italiano? il discorso è che non è mai stato preventivato, nel senso che io comunque compravo i giochi che trovavo qua, quindi avevo i giochi ITA. E quando mi sono trovato dopo non so quanti anni, non mi ricordo, guarda, cioè, noi andavamo, si frugava molto su Games Collection, cioè andava molto il forum tra il 2003 e 2004, non mi ricordo quando è nato Games Collection, forse 2005, non ricordo, comunque fai che fino al 2009 l'abbiamo usato, poi sono arrivati molto i social, quindi ci siamo spostati. Però io ricordo le liti per il valore dei giochi che a quel tempo erano 10 euro, 30 euro. Questo è più raro, quello non è raro, di quello ne ho trovato 20 copie. Era tutto sull'esperienza al tempo. Sì, E sì, sì. infatti al tempo c'era qualcuno che io stimavo moltissimo, che poi è sparito nel nulla. Cioè, proprio, sai quando dici, cazzo, non è possibile, mi è crollato un mito. Invece è gente che proprio dopo non ne ha vol più voluto sentir parlare. Quindi, diciamo, della vecchia guardia non siamo rimasti molti, siamo quei due o tre, veramente. Non conosco veramente a livello collezionistico, a parte quei cinque, per NES, sto parlando del NES, a parte quei cinque nomi che ricorrono sempre, io non conosco veramente collezionisti validi oggigiorno per questa macchina. C'è proprio una grandissima superficialità. Il set, infatti, io te l'ho detto, è venuto nel tempo, con l'esperienza. Se io ad oggi dovessi sedermi e cercare informazioni su un set italiano, troverei così poche informazioni, così È informazioni quello. sballate. Devi per forza avere un punto di riferimento, che è quello che è successo però 15 anni fa, quando stavamo collezionando in grande stile e cercavamo appunto di finire questo set. Perché avevamo capito che la situazione stava sfuggendo di mano nel 2013, quando qui è arrivata la bolla che in America era scoppiata già molto prima. Quelli che si sono svegliati sono quelli che hanno iniziato a giocare con i videogame all'inizio degli anni 90. Quindi, che console vuoi che volessero? Volevano il NES. Quindi, io Ness. ti dico che la variazione di prezzi che c'è stata tra il 2012 e il 2015 sul prezzo di mercato del NES è stata una cosa ridicola. Come i ragazzini australiani si sono messi in tasca un paio di centinaia di dollari e quelli inglesi pure, è partito l'amore per il Nintendo, sono iniziate la caccia alle esclusive italiane che fanno parte del set Palat, che per nostra sfortuna non sono poche. E quindi di conseguenza tu vedi titoli come, un esempio banale, Tiny Toon 2, cazzo ce lo tiravamo dietro prima quando appariva, perché non se lo inculava nessuno, ce l'avevamo già tutti. Come sono arrivati i collezionisti stranieri? E lo gioco è diventato tipo 250, 280 euro, 300, adesso non lo so quanto ne vogliano, magari ora te lo tirano dietro perché non se lo incula appunto più nessuno. Ops, scusa, non se lo No, 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 frega più tranquillo. nessuno. Però, cioè, c'è stato proprio un botto. Io mi ricordo Blues Brothers per NES,
in Australia andava via come il pane, un'esclusiva italiana, non capisco perché gli australiani erano impazziti. Mi ricordo che un ragazzo ne comprò uno su eBay e mi chiese: ho fatto bene, guarda, finalmente l'ho trovato. Cazzo, sembrava che gli avessero sparato. Aveva un buco di proiettile al centro, no? Come se l'avessero buttato con una penna. E cazzo, l'aveva pagato quasi 300 euro. Ho detto: ma aspettavi un attimino. E invece no, e poi era partita la febbre, quindi il mercato è impazzito, sempre più gente ci si è avvicinata e noi abbiamo deciso di tirare tutto il possibile per finire il prima possibile. Io infatti mi sono dimenticato di questa cosa ormai da molto tempo. E adesso quando trovo, trovo ed è un piacere acquistare qualcosa, ma prima era diventata una malattia e quel periodo non è stato bello, è stato molto più bello Immagino. appassionarci sì prima che scontrarci sì dopo con una realtà deviata dal fatto che comunque vedevi articoli spot tipo il gioco che avevi da bambino potrebbe valere 100.000 euro e allora arrivavano i soliti Sì. ho questo Mario Bros lo Sì. vendo a 150 euro e quindi uno dice cavolo Che poi, non se vuoi, c'è da insomma, ormai sono 10-15 anni, no, 15-20 anni che questi articoli vengono riproposti ciclicamente e ci Ogni sono tanto sempre. esce per una nuova console, no? Cioè, capito? Adesso Sì. anche la PS2 tipo rientra nel retro game e quindi anche questi titoli PS2, Rule of Rose, boom! Anche pensa, per colpa di Rule of Rose negli Stati Uniti ti sanno chi è Frattini, ma cosa gliene frega? Mamma mia! Proprio l'orgoglio italiano. I migliori! Purtroppo è così, ma c'è stata poi recentemente un'altra bolla proprio nata da questo continuo inflazionare, questo salire dei prezzi senza controllo, con dei movimenti pure strani dietro, insomma, son tutte cose probabilmente anche premeditate. Assolutamente, assolutamente, sono cose proprio anche premeditate perché purtroppo ci sono conoscenze su personaggi che hanno fatto del recupero la loro passione, quindi che hanno preso di tutto e di più e che hanno accumulato molta roba e che poi hanno monopolizzato il mercato. Non è difficile da capire, non è difficile da credere, nel senso quando è un mercato così ristretto come il collezionismo di una console del genere in un paese del genere, Genere. se una stessa persona ha 4-5 copie del gioco che manca a tutti, che Poi il cosa prezzo lo fa vuoi lui. che faccia, capito? Sì. O ne trovi altrettanti oppure aspetti e via. Per fortuna sono meteore, appunto. Nel senso, non sono cose che sono durate. Cioè, io, per esempio, ho un amico che, un ragazzo collezionista, amico che vive in Puglia, non farò nomi, che vive in Puglia, a buon intenditor poche parole, che colleziona da una vita e ancora si appassiona e lui cerca, cerca, cerca. E io per questo lo stimo tantissimo. Io ti giuro, non ne avrei voglia adesso. E invece no, lui ancora, ma questo mi manca, lo voglio. Cioè, guarda, top. Però no, non è per me. Io avevo quello come goal e quindi adesso sboconcello ogni tanto. Ma perché ho così tanta roba da giocare? Guarda, l'altro giorno ho messo Guardian Legend, l'ho finito per la prima volta. Non l'avevo mai finito perché da piccolo impazzivo. E ha delle password fastidiosissime, lunghissime. Non c'era la possibilità di fargli una foto, capito, col telefono, la dovevi scrivere per mezz'ora. No, E vabbè. quindi, E, cazzo, ho finito Guardian Legend, top. tra l'altro, anche questa, se vuoi, è un po' un'anomalia, cioè nel senso, nonostante tu sia un collezionista di così alto livello, No, sei un aspetta, giocatore. aspetta, 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 aspetta. Non mi piace, lo dico, lo dichiaro. Odio chi scaffala la roba. Infatti stavo per dire, È ho una già cosa intuito terribile. come ti poni nei confronti del gradato, insomma, tutta questa No, esterna. ho avuto qualcosa di gradato in passato, quando ancora era solo ad appannaggio della VGA, no? Quelli che gradano anche le Le card di carte. baseball e via dicendo. C'era una sorta, una parvenza di serietà in quello che facevano e anch'io ho comprato qualcosa di gradato. Di cui mi sono felicemente sbarazzato perché li guardavo ed ero imbarazzato per il fatto di non poterli utilizzare. È stata proprio una cosa che non mi apparteneva. Infatti, sono stati ovviamente venduti per essere rimpiazzati con le copie complete con cui ho l'opportunità di giocare. A oggi, nel 2024, non ho un Everdrive per NES perché non vedo l'utilità di averlo.
Grande, no, in realtà grande, grande. non ho Everdrive perché non sono fan di quel metodo di gioco, ma non perché lo so benissimo che è uguale all'hardware originale, lo so benissimo che alla fine si usi la console e il real hardware, non sono contrario all'uso, però per una questione personale penso che limitino la tua voglia di giocare. Mi spiego meglio, ogni volta che ho avuto a che fare con preinstallati o cabinati o Nintendo DS carichi di ROM con liste da sfogliare, non ho mai approfondito un gioco veramente. Ho sempre sfogliato, giochicchiato, ma mai giocato veramente. È l'effetto Game Pass, Esatto. che hai a disposizione un catalogo infinito e poi Esattamente così. scrolli, Infatti, scrolli Netflix, scrolli, attento, scrolli, scrolli attento. e Ho il Game Pass, poi. No, no, ma lo uso per provare i giochi che poi compro. L'apoteosi di uno mi dice: ma sei un coglione, giocatelo gratis. No. E, senti, per tornare però sul tuo full set, sono curioso, cioè, quindi come ti sei posto nei confronti del esistono doppie copie, esistono varie distribuzioni? Cioè, per te quando è che hai detto ho finito il full set, va Allora, bene così, hai lasciato qualcosa fuori? il full set è stato costruito con questo intento: avere per lo più, ovviamente in collezione, prime stampe dei giochi. Quindi dove ci sono quattro diverse relays, come su RC Pro M, che ha quattro diverse relays del gioco, prediligo la prima che è uscita, ovviamente. Anche per tutti i black box che sono stati ristampati in seguito, cerco di avere sempre la stampa Wonderland. O dove non esiste, perché ci sono black box che non sono usciti sotto Wonderland, ma sotto Mattel SPA, ovviamente preferisco avere quelli prima stampa. Se questo non è stato possibile, cerco ovviamente la più vicina, la seconda al massimo, esagerando, ma non ho ricordi di casi in cui non c'è stato questo. Immediatamente dopo, per quanto riguarda prenderne più di uno, va bene solo se sono casi proprio macroscopici come Mattel e GIG, ok? Allora a quel punto magari ti tieni il doppione, ma esiste RC Pro M e ha quattro relays diverse di Mattel, capisci? Cosa te ne fai? Poi anche Tetris è stampato. Conosco, ho amici che fanno questo tipo di collezionismo, ma non è per me. Io colleziono i giochi, non le versioni dei giochi, colleziono il titolo. Ti chiudo una cosa che abbiamo detto prima. Il titolo del gioco corrisponde alla sua licenza, che corrisponde al codice cartuccia. RC Pro M può avere quante ristampe vuoi, ma il codice cartuccia è Porco il sempre cartuccio. quello, capito? Invece il Tartaruga Ninja ha due codici cartuccia diversi, perché il titolo è diverso e la ROM è diversa, ok? Per chiudere questa cosa, ti ricordi che prima ho detto c'è chi pensa che siano 298 e chi 299? C'è questo macro errore nei ragazzi stranieri non italiani, perché gli italiani non hanno fatica a capire questa cosa, di assimilare il Mario Bros. Arcade, quello black box, no? Il Mario Bros. Dove ci sono i tubi e c'è cioè, Sì, presente, sì, no? sì, sì. Perfetto. Il Mario Bros. Arcade con la ristampa che c'è stata qui in Italia, quella Quella del con lo sfondo classic. giallo, il classic, sì, il Mario Sì, Bros. sì, Gig, no? Ecco, loro lo vedono come lo stesso gioco. sì. Quello è il primo Ma remastered della no, storia. Cioè, è ma proprio sono un dei folli. remake. Il codice cartuccia è diversissimo, ovviamente. Ma E sì. se tu guardi i full set palà degli inglesi o degli australiani, raramente hanno questo titolo in collezione. Ma che scemi! Ma no, Cioè, cioè. tu pensa che ho fatto notare questa cosa a un ragazzo inglese, se non sbaglio, proprio qualche giorno fa, che ha pubblicato una lista e ha scritto 8 giochi alla fine, 8 giochi al gol, no? E c'era la lista dei giochi che gli mancano, che guarda caso sono tutte esclusive italiane. E tra questi mancava quel Mario Bros. E quindi gli ho detto, guarda, senza guardare la lista dei giochi che hai già, ti dico già che te ne manca uno in più. Allora mi ha contattato in privato, gliel'ho detto. E sembrava che avesse capito. E poi qualche giorno dopo ha ripubblicato la stessa foto chiedendo se qualcuno avesse questi giochi. Dice: me ne mancano 8. E poi sotto ha scritto: anche se secondo qualcuno me ne mancherebbero 9. Ma che cazzo! No, no, guarda, io veramente roba NES ho praticamente zero, però una delle poche cose che ho voluto comprare proprio coscientemente, ma un annetto fa, è stata proprio la ristampa classic di Mario Fantastico. Bros. Sì, l'ho trovata loose, perché purtroppo il boxato non è così semplice da reperire, però No, mi piaceva proprio avere, a parte che è un'esclusiva europea, se non sbaglio, è giusto? Perché mi un'esclusiva sembra. europea e all'interno dell'esclusiva europea è uscito Palà solo in Italia, Sì. Palbì solo in Germania.
E mi piaceva questa cosa del c'è un Mario Bros che è una versione migliore rispetto alla prima stampa, che è un'esclusiva che non migliore. Si vede tutti. Io dico proprio che è un altro gioco perché è veramente responsive, ci puoi giocare, cioè Mario sì, risponde. Esatto, è giocabile, vedete, è giocabile. La meta dei tank control di Resident Evil, ma non ha giocato mai a Mario Bros, è evidente, perché è un perno, Mario, cioè non lo muovi. Visto che poi dietro vedo una torre della goduria proprio, io, per quanto riguarda gli hardware... Come ti sei cioè, hai avuto anche là degli obiettivi collezionistici? Vedo un allora, chiosco fighe. Per hardware cosa intendi? Dici il deluxe set, il control sì, deck? Nel senso se ti sei messo a collezionare anche le varie release della console. Ce li abbiamo, ho preso il deluxe set appunto del lancio palà perché lo volevo veramente, proprio quello è stato proprio un desiderio. Gli altri sono tutti venuti perché si trovano queste cose, cioè molte volte o non puoi dire di no perché è un affarone, oppure facevano parte di set più di altre cose comprate in lotto, di cose, alla fine tieni queste cose. Guarda, il discorso hardware, quindi per esempio, è ovviamente completa da quel punto di vista proprio la collezione, nel senso che il set palà, il set italiano è per me completo se ha anche gli accessori licenziati e distribuiti in Italia, quindi c'è il Power Glove, c'è il Family Fun Fitness, il Deluxe Set che comprende il ROB, non vuol dire che io non debba prendere il ROB stand alone, e quindi purtroppo ho 18 copie di Gyromite perché c'è il Deluxe Set, poi c'è quello stand alone, poi c'è quello nel Gyromite Big Box, e quindi infatti questo te volevo chiedere, Gyromite, come stai messo Gyromite? Gyromite purtroppo è uno di quei casi in cui si è obbligato ad averne diversi, perché nel Deluxe Set c'è quello completo, poi è stato venduto anche in versione standalone, quindi non è che lo puoi togliere dal deluxe set e dire ce l'ho anche in versione standalone, se no il deluxe set non è completo, a quel punto non dovresti comprare neanche da Kant e non ha senso. E quindi uno dice lo prendo anche standalone, poi il big box è unico, cioè quello non puoi, è un pezzo del lancio, è un pezzo del lancio, poi come fai a non averlo? La collezione Black Box, infatti, per quanto mi riguarda, comprende ovviamente anche quello. Seppur è un doppione del già il titolo in standalone, tu non puoi avere una collezione Black Box senza avere il Gyromite Big Box, capito? Senza, cioè, non puoi non avere la Zapper standalone, non puoi non avere il Rob standalone, fanno parte tutti del set Black Box. L'unico che non ne fa parte, perché non fa parte del lancio, è arrivato dopo, è il NES Advantage, che è lo stick, no? Quello ha avuto una bruttissima distribuzione in Italia. È difficilissimo trovarlo boxato italiano, brandizzato Ita, perché anche qui ovviamente Mattel ne ha venduto un paio in Australia, dato che c'era. E poi non si sa perché sono spariti i box. Veniva venduto nuovo, ci sono le prove di questo, veniva venduto proprio in una bustina trasparente, chiusa, con dentro un manualino bianco informativo. Tipo. Roba da mercatino dell'usato, però era la distribuzione ufficiale che era così. E guarda, assurdo. Box di Mattel NES Advantage se ne vedono veramente pochi. Se tu mi chiedi qual è una delle cose più difficili da trovare, ti dico quella. Ho un amico che ha chiuso il set dei giochi, ha chiuso il set di tutto, tranne che di quello, e il giorno dopo che ha chiuso tutto senza quello mi ha detto: senti, voglio vendere tutto, vuoi qualcosa? E io ho preso tutto. Grandissimo. E invece giochi che ti hanno fatto penare particolarmente? Anche in tempi non sospetti. Giochi che sono stati difficili da trovare, anche quando magari non era il problema non era il prezzo, ma semplicemente proprio non si vedevano allora, in giro. Qui è un problema di distribuzione, nel senso che conosco la distribuzione e so quali sono realmente i giochi che hanno avuto una scarsa distribuzione in Italia, però passa puntualmente il messaggio che i Flintstone, Picco del Dinosauro è il gioco che cercano perché è rarissimo, perché gode della fama di quello americano che si dice che fosse solo per il noleggio, ma non è provato, non ci sono prove di questa cosa, però hanno mangiato questa foglia e quindi il gioco è salito di prezzo anche qua. Ma Picco del Dinosauro qua non ha avuto una distribuzione così, così scarsa, è un gioco che comunque se cerchi su eBay trovi in vendita, quindi ragazzi, se vuoi te lo compri, capisco che magari pompino il prezzo, però se vuoi lo prendi. Anche, per esempio, Rodland è un'altra esclusiva italiana. Esiste solo in Italia e in Spagna, gli Stati Uniti non l'hanno avuto, ok?
quello lo cercano molto gli stranieri. È un titolo che ha tenuto un prezzo elevatissimo per un sacco di tempo. Non so quanto si venda adesso, ma ti dico 10 anni fa andava via senza problemi a 750 euro. E Che anche per 10 anni fa era già un prezzo qualcosa completamente. in più a volte, perché c'era sempre qualcuno da fuori che era disposto a pagare un plus. E quindi uno dice: vendo fuori perché mi conviene. E questo ha un po' ucciso il mercato, ti dico la verità. I titoli italiani difficili da trovare, però in realtà sono altri, ti dico. A me non è costato fatica perché qualcuno l'ha trovato, poi ha venduto a me, però conosco gente che non ha chiuso il set per colpa del libro della giungla. Che a oggi è il titolo, secondo me, più difficile da trovare in versione italiana, perché ha avuto, quello sì che ha avuto una distribuzione strana. Mi piace perché è unico. Diversamente dagli altri giochi della Virgin, come The Lion King, in Italia è stato proprio localizzato il Re Leone, abbiamo la label il Re Leone. Il libro della giungla, quindi, non è stato localizzato, ha avuto proprio una distribuzione particolarissima perché esiste il box, ok? Il libro della giungla, italiano. La cartuccia è quella UK. Il manuale è quello UK. Esiste solo un box di questo gioco, capisci? Tu direi: perché hanno fatto questa cosa? Adesso, se io lo prendo e te lo faccio vedere in diretta, tu ti metti a ridere, perché è unico al mondo questo box. Io non so dove l'abbiano stampato. Si apre sia sotto che sopra. L'hai mai visto un gioco NES che No, si no, apre sia sotto che no. sopra? Quello è l'unico. Ma era già epoca Giga o era ancora Mattel? È uno di quei giochi che è uscito alla fine della vita del NES, ed è, se non sbaglio, del 94, se non addirittura del 95, e dopo sicuramente Picco del Dinosauro, ed è distribuito da Virgin, se non sbaglio. Non vorrei dirti cazzate, ma non è distribuito da GIG. Dammi 2 secondi. Si vede che è Virgin. Sì, vede il logo. Vedi che c'è scritto il libro della giungla? Ma è una finta, capito? Jungle Book. Eh sì. Con libretto Jungle Book. Il gioco è italiano ed è uscito in Italia su licenza, pubblicato da Virgin, ma ne esiste solo un box. Non esistono cartuccia, cioè non c'è un codice cartuccia di questo gioco, capito? Ok. Ok? Cioè, mi spiego meglio. La cartuccia ha NES, si chiama, il codice di Jungle Book è JJ, ok? Doppia J, e quindi è NES-JJ-UKV, perché è la regione UK version, ok? Quindi la cartuccia è UKV. Ma nelle alette del box, la licenza c'è, è NES-JJ-ITA, capito? Quindi il gioco è stato per forza licenziato, ma non hanno stampato né label né altro. Però diciamo, questo qua alla fine significa che è complesso da trovare il box, perché volendo potresti mettere una cartuccia Sì, inglese. infatti il problema è proprio quello, trova il box, perché è la cosa più deperibile che c'è, è Certo, proprio un certo. problema, è proprio un problema. Conosco gente che ovviamente ha sostituito la cartuccia e il manuale che sono arrivati col gioco semplicemente con quelli presi in Regno Unito, perché magari il manuale era strappato, la cartuccia aveva la label rotta, allora li prendi in Regno Unito e sono uguali, assolutamente. E qualcuno potrebbe dire che non esiste nel set italiano Jungle Book. Ma il codice Il nelle codice alette del c'è. box c'è, Cioè. e addirittura la letta è blu, quindi per me Quindi è è proprio assolutamente un titolo italiano. E questo bellissimo. guarda, è unico proprio al mondo. Forse no, forse esiste un altro gioco che si apre sotto, ma forse non è un gioco con licenza, nel senso, se non sbaglio, è uno di quelli Camerica negli Stati Uniti. Non vorrei dire cazzate, però avevo sentito questa cosa. Ti lascio anche andare perché ti sto prendendo rapendo. No, bellissimo. Però proprio perché appunto sei un giocatore prima di tutto, forse anche prima di essere collezionista, a questo punto ti chiedo quali sono i top giochi per NES al di là Ah, del non puoi farmi valore. questa Devi. domanda. Top giochi. Per i tuoi gusti, cioè se tu pensi il Ah, NES, le migliori esperienze che ho avuto su NES, può essere anche una hidden gem, qualcosa che guarda, non uno si è può. adesso dietro, DuckTales. DuckTales, vabbè, Sta sfogliando DuckTales. lì dietro che gira. Con l'M82 si girano ben 12 giochi. E niente, DuckTales è sicuramente una delle esperienze più belle fatte con NES. Perché è arrivato nel periodo in cui si guardava il cartone animato in TV. È stato proprio una concomitanza incredibile. Compravi le videocassette dei DuckTales perché la domenica mattina te ne sparavi una, e poi boom sul gioco.
è stato incredibile. È stato anche incredibile perché all'inizio non me lo avevano comprato e quindi lo sgrunfiavo, lo godevo quando andavo a casa di un'amica che aveva DuckTales per NES, perché lo sai che questi giochi Disney sono sempre stati appannaggio delle ragazze che avevano il Nintendo e quindi ho scroccato così anche Chip e Chop agenti speciali al tempo. Gran gioco anche quello. Però guarda, uno l'ho detto anche prima, Journey to Silius, sicuramente è un gioco grandioso a cui sono molto legato, me l'ha fatto conoscere un amico, io non lo conoscevo, e anche in tempi abbastanza recenti, tipo fai una quindicina d'anni fa, non l'ho vissuto al tempo proprio, l'ho scoperto dopo. Questa è una mia grandissima lacuna, perché se lo avessi scoperto al tempo avrei avuto un punto di riferimento per tante cose. Penso che sia il comparto audio migliore su Nintendo NES. Se potessi anche solo andare dopo a cercarti un brano o due, capiresti di cosa fa. Ti dirò di più, ce l'ho anche in collezione, però non l'ho mai giocato. Perché me l'ha dato. C'è stato un mio amico che ha trovato in cantina, sai, il NES con un po' di giochi boxati, me li ha dati. E c'è anche questo Journey to Silius che ho detto, bah, chissà cos'è. Quello è proprio bello, e se vuoi una storia con cui queste cose mi piace farle in qualche reel, ogni tanto pubblico qualche reel in cui racconto queste cose, questa è una cosa che mi piace raccontare, ma ormai da quando hanno pubblicato le foto del prototipo poi è diventato di dominio pubblico. E Journey to Silius doveva essere il gioco di Terminator, del Di film. Terminator, esatto. Ed è fantastico perché ci sono i primi screen e i primi video proprio degli anni forse dell'89, 90, non ricordo, in cui proprio ci sono cose che non potrebbero mai vedere la luce su NES, però loro l'hanno venduta così, si sono accaparrati la licenza, ma quando poi hanno visto che cosa stava uscendo, il gioco era cambiato, si discostava troppo dal film e quindi ha perso proprio i diritti perché non sarebbe più stata una trasposizione videoludica del film. Ovviamente, guarda, uno dice le cose scontate, dice che Mario 3 è sicuramente uno dei top sul dell'hardware, però io sono appassionatissimo a tante serie che sono nate su NES, che gioco tutt'oggi. Una su tutte, Mega Man, è sicuramente inarrivabile per quanto mi riguarda. Ovviamente non mi sono fermato a quelli che sono usciti là, che sono purtroppo solo quattro, di cui tre italiani e uno inglese. Ma ho recuperato tutti quelli che sono usciti americani, anche perché poi gio da davvero giocato a 60 Hz Mega Man è un'altra È cosa, un'altra cosa. è un altro mondo. E il 3 su tutti è sicuramente il gioco migliore che ha il NES, maledizione. Anche lì ci sono delle musiche incredibili, quello è affetto puro. Poi ovviamente Ninja Gaiden, che da noi è Shadow Warrior, ma lo conosciamo tutti, gran gioco. Posso aggiungere? Cosa posso aggiungere? Double Dragon. Double Dragon, troppo bello. Oppure, come dicevano il piccolo grande mago, il doppio drago. Guarda, i titoli che mi sono rimasti di più alla fine te li ho detti. Se devo scegliere qualcosa dei black box, dei titoli di lancio, uno sottovalutatissimo è Clu-Clu-Land, che è un titolo veramente particolare. Ha un sistema di controllo che va veramente. Sai quando si dice ci devi giocare? Devi diventare bravo per poter giocare a quel gioco. Quindi è al contrario, funziona. Prima devi diventare bravo, poi E poi puoi diventa. giocarci. Questo mi aveva stupito, era stato difficilissimo imparare a giocarci. E poi, guarda, se vuoi un titolo che non tutti conoscono perché non è mai uscito in Italia, non è mai uscito nella regione Palà, non è mai uscito in America. È uscito come esclusiva scandinava nella regione Palby, è solo lì e in Giappone. Ed è l'unica esclusiva oltre Mahjong del set Black Box che è Devil World ed è di Miyamoto. È un capolavoro. E non è uscito per questioni problematiche, anche perché tu sei il diavolo e ci sono bibbie sullo schermo. È un Pac-Man game perché devi raccogliere dei pallini, ma puoi farlo solo ed esclusivamente in determinate situazioni. Ti si sposta proprio lo schermo, c'è un diavolo che muove lo schermo in alto. I rimandi sono abbastanza religiosi e hanno visto bene di non pubblicarlo. Diciamo, in quell'era poi su queste cose erano molto Sì, sensibili, stavano quello è attentissimi. veramente un gioco stupendo che non tutti conoscono e tutti dovrebbero provare assolutamente. Poi, ovviamente, non mi stare a chiedere altri giochi, cioè, ci sono i Castlevania, c'è Adventure Island, c'è Tetris, che. Cavolo, Tetris. Cioè, ci sono i migliori giochi di sempre su NES, per quanto mi riguarda, che hanno creato le serie migliori, perché sono pochi i giochi che sono nati dopo Resident Evil,
Silent Hill, che altre serie grosse sono nate dopo. Cioè, alla fine le grandi saghe sono nate qua e i grandi giochi sono quelli. Cioè, Ci li sta, vivi proprio nella loro prima incarnazione. Per me, proprio la console, se dovessi scegliere una console migliore, sceglierei ovviamente il NES. Se la gioca a livello di intrattenimento, nonostante i suoi giochi siano molto più limitati proprio nell'intrattenere, per me se la gioca senza problemi con la prima PlayStation o un Sega Dreamcast o roba del genere, capito? Che sono console incredibili, che tra l'altro mi hanno segnato tantissimo, però sì. cioè, il NES è un'altra Beh, cosa. è bello comunque che il Dreamcast è la seconda volta che torna in questa discussione. Beh, E quindi immagino tu ci. per me il Dreamcast è la miglior console che Sega abbia mai fatto. Io il canto del cigno di Sega l'ho vissuto a pieno. Shenmue è uno dei videogiochi migliori della storia. E Sì, quindi, a voi. per quanto ho Guarda. anche lavorato alla traduzione italiana che è stata fatta su Dreamcast qualche anno fa da un ragazzo grandissimo che è Donatello. E mi ha chiesto di fare da beta tester e io me li sono rispiammati tutti e due, cliccando in ogni dove perché che gioco! Bellissimo. Beh, sì. Vabbè, io penso sia il mio gioco preferito di sempre. Shenmue 1 ancora più del 2. Beh, Chapter Proprio. 1 Yokosuka è sicuramente proprio amore puro. Il 2 è Il completo, 2 è grandioso, è proprio cinematografico, c'ha delle ma cose non ha bellissime. quel qualcosa che ha sapori di loro. Ti dirò di Quella più. sensazione di intimità che c'è nell'andare in giro per. Ma tu l'hai giocato a What's Shenmue? Perché è Certo, certo, bellissimo. certo. Cioè, Certo. quello è proprio oro puro per Bello, quanto mi riguarda. bello. Sì, Quello è proprio già. come mettere le mani su qualcosa di incompleto Sì. e quindi è interessantissimo. Per questo facciamo una piccola deviazione. Sono un grandissimo fruitore del disco bonus di Virtua Fighter 3 TB. Perché Project Berkeley è una delle più grandi fonti di intrattenimento di questi tempi. Me lo sono spiammato Grandissimo, grandissimo. quel disco, stupendo. Vabbè, neanche ti chiedo allora se hai partecipato al Kickstarter del 2015 su Shenmue C'eravamo, 3. c'eravamo, c'eravamo. Ok. Infatti, io ancora giro fiero con la maglietta We Saved Shenmue, no? Che c'è. Beh, io Sì, sto sì, sì. ancora aspettando che facciano un quarto episodio, che Yu si svegli e ci dia la buona notizia. Beh, ma la vedo abbastanza improbabile ormai, sai. È uscito Air Twister recentemente, Sì, visto? che ho visto Che è una che è sorta di molto Space Harrier, no? Space Harrier nel 2023, diciamo. Però insomma una produzione minore. Probabilmente non lavorerà mai più con un budget tale per poter fare una chiusura degna della serie. Però io dico sempre, e mi fa piacere che lo stiamo dicendo in un video dedicato al NES, però io penso che uno dei momenti più emozionanti di sempre per me è stato quando alle 3 2015 hanno annunciato in sequenza Shenmue e Final Fantasy VII Remake. Io penso là uno dei momenti più e durante la Assolutamente. conferenza Sony. Assolutamente, io concordo in pieno. È uno dei momenti più alti sicuramente dei vari E3 che si sono susseguiti, assolutamente degli ultimi, perché sono dei cessi Vabbè, accrediti sì. ormai. Diciamo che dal 2010 in poi, per me non è esistito più niente a livello di eventi, perché comunque hanno proprio sempre andato a diminuire. Secondo me l'ultimo grande momento di entusiasmo collettivo è stato quel doppio annuncio, uno appresso all'altro, che era una cosa fatta proprio per gli appassionati, per far sentire male noi, capito? Guarda, veramente, soprattutto quello di Shenmue, Sì, sì, perché sì, sì, sì. Vedere il fiore che cadeva con gli Osuzuki e stai sul palco è stato quello l'ho proprio. subito tutto, veramente, l'ho subito tutto. È stato un colpo durissimo, però felice, cioè di felicità, assolutamente gran momento. Io ti lascio andare, mi fa super piacere essere riuscito a parlare non solo della storia di Nintendo, ma buttarci in mezzo anche l'amore per il Dreamcast. E quindi io non. Guarda, io no, non l'ho nominato perché sapevo, cioè, l'ho nominato perché è una delle più grandi console di tutti i tempi, quindi
Non c'è da dire nient'altro. Sicura, io ti ringrazio veramente dal profondo del cuore, spero Grazie che a ti sia te per divertito. l'ospitalità e per avermi dato l'opportunità di farci questa chiacchierata. Ci vediamo presto, sempre per parlare di collezionismo, Shenmue e Dreamcast. Molto volentieri. Ciao, ciao, Alla grazie mille. prossima, ciao, grazie. Ehi, 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 fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!